Sin dall'antichità le farfalle hanno affascinato gli uomini, artisti, letterati, filosofi. Nel mondo greco esse venivano considerate come manifestazioni dell'anima e prove tangibili della sua immortalità. A Roma si credeva che le anime dei defunti, una volta abbandonato il corpo fisico, prendessero la forma di incantevoli farfalle. Psichidi è il nome scientifico di una famiglia di lepidotteri. Aristotele, nella sua Historia Animalium, risalente al 344 a.C., chiamò Psiche la farfalla della quale descrisse il processo di nascita, sviluppo e metamorfosi, dall'uovo al bruco e dalla crisalide alla forma finale alata. Ricollegandoci al mondo orientale, molto amato sia da Van Gogh che da Hermann Hesse, che ci aiuterà a comprendere meglio il senso del dipinto, vi riporto in questa sede un aneddoto riguardante il Buddha storico, che, secondo la tradizione, era solito ringraziare e mostrare devozione alle farfalle, considerandole dei nobili e venerabili maestri. La spiritualità di Van Gogh è materia complessa e variegata. Il pittore, come è noto, nasce e cresce in una famiglia rigida e fortemente religiosa, non cattolicesimo, bensì protestantesimo, scarso interesse verso i santi e tutta l'attenzione rivolta verso i testi sacri biblici, soprattutto verso la figura di Gesù. Ben presto però il pittore si discosterà dalla rigidità formale propria del protestantesimo in favore di un'interpretazione più libera ed estensiva dei testi sacri. Pietà, compassione, benevolenza, amore per il paesaggio, per i campi, per i covoni, per ogni singolo ciuffo d'erba, per le stelle, per i fiori, per le farfalle. Saranno questi aspetti a prevalere sul dato testuale. Una volta naufragata la possibilità di diventare predicatore, Van Gogh concentra e attribuisce alla pittura una funzione salvifica paragonabile al sacerdozio. La sua diventa una vera e propria missione spirituale. E nella preziosa lettera scritta all'amico pittore Émile Bernard, B8, numero 635, datata 23 giugno del 1888, che Van Gogh espone pregevolmente il concetto del Cristo artista e l'allegoria del pittore farfalla. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, «Mio caro Bernard, fai benissimo a leggere la Bibbia. Comincio da questo, perché mi sono sempre astenuto dal raccomandartela. Involontariamente, leggendo le molteplici citazioni di Mosè, di San Luca, eccetera, mi son detto, toh, gli ci voleva solo questo, adesso ci siamo proprio, con la nevrosi artistica. Perché lo studio di Cristo la provoca inevitabilmente, soprattutto nel mio caso, in cui è complicato dal fatto che ingrommo innumerevoli pipe. La Bibbia è Cristo, perché il Vecchio Testamento tende verso quella vetta. San Paolo e gli Evangelisti occupano l'altro versante della montagna sacra. Come questa storia è poca cosa, mio Dio, ecco. Ci sono solo gli ebrei al mondo che comincino col decretare impuro tutto ciò che non sono loro. Gli altri popoli, sotto il grande sole di laggiù, gli egiziani, gli indiani, gli etiopi, Babilonia, Ninive, anch'essi hanno i loro annali scritti con la stessa cura. Insomma, lo studio di tutte queste cose è bello, e in definitiva, saper leggere tutto equivarrebbe a non saper leggere affatto. Ma la consolazione di una Bibbia così rattristante, che provoca la nostra disperazione e la nostra indignazione, la consolazione che racchiude, come un nocciolo in una dura scorza, in una polpa amara, è Cristo. La figura di Cristo è stata dipinta, come la sento io, solo da Delacroix e da Rembrandt, e poi Millet ha dipinto la dottrina Cristo. Il resto mi fa un po' sorridere. Il resto della pittura religiosa, dal punto di vista religioso, non da quello della pittura. E i primitivi italiani, Botticelli, diciamo i primitivi fiamminghi, Van Eyck, Tedeschi, Cranach, non sono che dei pagani, che non mi interessano se non alla stessa maniera dei greci, di Velázquez e di tanti altri naturalisti. Cristo solo, fra tutti i filosofi, maghi, eccetera, ha affermato come certezza prima la vita eterna,
l'infinito del tempo, il nulla della morte, la necessità e la ragion d'essere della serenità e della dedizione. Ha vissuto serenamente, da artista più grande di tutti gli artisti, disdegnando e marmo e argilla e colore, lavorando con la carne viva. Vale a dire che questo artista inaudito e difficilmente immaginabile, con lo strumento ottuso dei nostri cervelli moderni, nervosi e abbruttiti, non faceva statue, né quadri, né libri. Lui lo afferma a gran voce. Faceva uomini vivi, immortali. È una cosa importante, soprattutto perché è la verità. Questo grande artista non ha fatto neppure libri. La letteratura cristiana, certo, nel suo complesso, lo indignerebbe. E in essa sono davvero rari i prodotti letterari che, accanto al Vangelo di Luca, alle epistole di Paolo, cose semplici nella loro forma, dura e bellicosa, possano trovare grazia. Questo grande artista, Cristo, se disdegnava di scrivere libri sulle idee, sensazioni, ha certo disdegnato molto meno la parola parlata, soprattutto la parabola. Che seminatore, che mietitura! E chi oserà dirci che abbia mentito il giorno in cui, predicendo con disprezzo il crollo degli edifici romani, affermò: «Anche se cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno». Queste parole parlate, che da gran signore prodigo non si degnava neppure di scrivere, sono una delle vette più alte, la più alta, raggiunte dall'arte, che vi diventa forza creatrice, potenza creatrice pura. Queste riflessioni, mio caro compagno Bernard, ci conducono lontano, molto lontano, ci trasportano al di sopra della stessa arte, ci fanno intravedere l'arte di fare la vita, l'arte di essere immortali viventi. Esse hanno dei legami con la pittura. Il patrono dei pittori, San Luca medico, pittore, evangelista, che ha per simbolo, ohimè, soltanto il bove, è lì per darci la speranza. Tuttavia, la nostra vita vera e propria è davvero umile, quella di noi altri pittori, che vegetiamo sotto il gioco abbruttente delle difficoltà di un mestiere quasi impraticabile, su questo pianeta così ingrato, sulla superficie del quale l'amore dell'arte fa perdere l'amore vero. Visto però che niente lo vieta, supponendo che anche negli altri innumerevoli pianeti e soli ci siano ugualmente e linee e forme e colori, ci resta lecito mantenere una serenità relativa circa le possibilità di fare della pittura in condizioni di esistenza superiori e mutate. Esistenza trasformata da un fenomeno probabilmente non più sorprendente e difficile della trasformazione del bruco in farfalla, della larva in maggiolino. E questa esistenza di pittore farfalla avrebbe come campo d'azione uno degli innumerevoli astri che, dopo la morte, forse non ci saranno più inaccessibili di quanto non lo siano nella nostra vita terrestre, città e villaggi, che i punti neri simboleggiano per noi sulla carta geografica. La scienza, il ragionamento scientifico, mi sembra essere uno strumento che in futuro andrà molto lontano. Ecco perché si è supposta la Terra piatta. È vero, lo è ancora oggi, da Parigi e da Agnières, per esempio. Solo che questo non impedisce che la scienza dimostri che la Terra è soprattutto rotonda, cosa che oggi nessuno contesta. Ora, oggi, noi siamo ancora, malgrado questo, fermi alla credenza che la vita è piatta e va dalla nascita alla morte. Soltanto anche lei, la vita, probabilmente rotonda, e per capacità ed estensione, molto superiore all'emisfero che attualmente conosciamo. Future generazioni, probabilmente, ci illumineranno su questo argomento così interessante, e allora la stessa scienza, non se l'abbia male, potrebbe giungere a delle conclusioni più o meno parallele alle sentenze di Cristo relative all'altra metà dell'esistenza. Comunque stiano le cose, il fatto è che noi siamo pittori nella vita reale e si tratta di dar fiato al proprio fiato finché sia all'afflato. Ah, quel bel quadro di Delacroix, la barca di Cristo sul mare di Genesaret. Lui, con la sua aureola rimone pallido,
che dorme luminoso nella macchia di viola drammatico, di blu cupo, di rosso sangue del gruppo dei discepoli sgomenti sul tremendo mare di smeraldo che sale, sale fino alla parte più alta della cornice. Chiuse virgolette e iniziamo da qui. Van Gogh, che snobbava Raffaello, Ingres e il mondo accademico, trova illuminante la vena poetica e romantica di Delacroix. Questi, a suo dire, è uno dei pittori che meglio di tutti è riuscito nel rappresentare efficacemente la grandezza del Cristo artista. La sua tela pone un emozionante contrasto tra le onde delle acque in tempesta e la candida tranquillità di Gesù, per niente turbato da quegli eventi naturali. Nella prima parte della lettera B8635 Van Gogh scrive una frase significativa: «Ci sono solo gli ebrei al mondo, che comincino col decretare impuro tutto ciò che non sono loro». In sostanza, Van Gogh, pur agganciandosi al mondo ebraico, trova meritevoli anche gli scritti di babilonesi, egiziani, indiani. Il messaggio proposto da Gesù ha per lui valenza universale. Insomma, è posto al di sopra della religione e anche al di sopra della stessa arte. Perché, continua Van Gogh, Cristo è il più grande fra tutti gli artisti. Il punto focale del nostro discorso è quello di sottolineare due aspetti: la profonda spiritualità di Van Gogh, che è trasversale e scevra da ogni pregiudizio, e l'immortalità dell'anima, un concetto espresso più volte da Gesù nei Vangeli. Van Gogh, infatti, scrive che le sue riflessioni ci fanno intravedere l'arte di fare la vita, l'arte di essere immortali viventi. Ricostruendo il legame tra spiritualità, immortalità dell'anima, astri e farfalle, e sognando di evadere da un mondo che lo aveva deriso e rinnegato come l'albatro di Baudelaire, Van Gogh scrisse, aperte virgolette, «Visto però che niente lo vieta, supponendo che anche negli altri innumerevoli pianeti e soli ci siano ugualmente e linee e forme e colori, ci resta lecito mantenere una serenità relativa circa le possibilità di fare della pittura in condizioni di esistenza superiori e mutate, esistenza trasformata da un fenomeno probabilmente non più sorprendente e difficile della trasformazione del bruco in farfalla. E questa esistenza di pittore farfalla avrebbe come campo d'azione uno degli innumerevoli astri che, dopo la morte, forse non ci saranno più inaccessibili di quanto non lo siano nella nostra vita terrestre, città e villaggi, che i punti neri simboleggiano per noi sulla carta geografica». Chiuse virgolette. La lettera, datata 23 giugno 1888, in cui Van Gogh espone pregevolmente il concetto del Cristo artista e l'allegoria del pittore farfalla, è fondamentale per comprendere i dipinti in questione e tutta la simbologia collegata alla farfalla. Van Gogh è noto per essere uno dei pittori più amati e apprezzati da pubblico e critica in tutto il mondo, ma non solo, sono sempre di più coloro i quali ne apprezzano le capacità poetiche, al punto che le sue lettere sono disponibili in tutte le librerie ed i suoi aforismi sono materie sempre più diffuse in rete e nei vari social network. Ebbene, in questa sede ci interessa sottolineare la portata filosofica della riflessione di Van Gogh, che è immensa e certamente complessa. Quella teorizzata dal pittore è una suggestiva visione cosmica ad ampio raggio, capace di armonizzare le stelle coi cicli dell'esistenza fisica, in un flusso dinamico, in eterna trasformazione. Una spiritualità certamente complessa, particolare, irregolare, decisamente distante sia dal cattolicesimo che dal protestantesimo. Una spiritualità dalle mille sfaccettature che da sempre accompagna il suo sincretismo artistico. Devi vivere come un monaco che va al bordello una volta ogni 15 giorni. Così scrisse Van Gogh a Bernard, immaginando di voler costruire una comunità di artisti sul modello orientale. Alla rigida piattezza di un singolo percorso di nascita e morte, Van Gogh teorizza e oppone una concezione di vita rotonda, un andamento circolare di nascite e morti, molto vicino alle filosofie orientali. Se con le farfalle, come già chiarito nell'introduzione, il legame più immediato e diretto è quello con le anime dei defunti, quindi coi concetti di rinascita e trasformazione dell'artista descritti da Van Gogh nella sua corrispondenza con Bernard, resta da chiarire il senso dei papaveri nella composizione e la lettura simbolica completa
risultante dal combinato disposto di questi due elementi. Nel mondo greco il papavero è associato a Morfeo, uno dei figli di Ipno. Troviamo un'interessante descrizione in merito al dio sonno e alla sua dimora nelle Metamorfosi di Ovidio, libro undicesimo. Aperte virgolette, c'è una spelonca dai profondi recessi, una montagna cava, dimora occulta del pigro sonno, nel quale, con i suoi raggi, all'alba, al culmine o al tramonto, mai può penetrare il sole. Dal suolo, in un chiarore incerto di crepuscolo, salgono senza posa nebbie e foschie. Qui non c'è uccello dal capo crestato che vegli e chiami col suo canto l'aurora, e non rompono col loro richiamo il silenzio cani allerta od oche più sagaci dei cani. Non si ode suono di fiere o di armenti, non di rami mossi da un alito di vento, non si ode alterco di voci umane. Vi domina il silenzio, è quiete. Solo da un anfratto della roccia sgorga un rivolo dell'Ete, la cui acqua scivola via, mormorando tra un fruscio di sassolini, e concilia il sonno. Davanti all'ingresso dell'antro fiorisce un mare di papaveri e un'infinità di erbe, dalla cui linfa l'umida notte attinge il sopore per spargerlo sulle terre immerse nel buio. Chiuse virgolette. Possiamo dunque ripristinare anche l'ultimo collegamento simbolico, quello tra il papavero e il sonno, l'allucinazione visiva, la dimensione onirica, simbolo di caducità e della passione. Il nostro percorso prosegue con la bellissima e spettrale farfalla testa di morto, altrimenti nota come Pavonia Maggiore. Si tratta di due specie distinte e separate. Per il volume Van Gogh tutti dipinti, la farfalla sarebbe una testa di morto, viceversa, per il Van Gogh Museum si tratterebbe di una Pavonia Maggiore. Prima ancora di lasciar parlare Van Gogh, ho scelto di raccontarvi il quadro attraverso Herman Hesse e il suo scritto Una falena. Aperte virgolette. Quando rientro in camera e accendo la luce, una grande ombra s'alza in volo nella stanza e una falena si libra con un lieve fruscio contro la calotta di vetro verde sopra la luce. Si ferma sul vetro verde, ben illuminata, congiunge le lunghe ali sottili, tremano le antenne con i fini sensori e i piccoli occhi neri luccicano come umide gocce di pece. Sulle sue ali chiuse, un disegno dalle mille venature, come marmo, in cui giocano colori opachi, rifratti, attutiti. Tutte le tonalità del marrone e del grigio, tutti i colori delle foglie appassite, mescolati tra loro, morbidi, come velluto. Se fossi un giapponese, avrei ereditato dai miei avi un gran numero di definizioni precisissime per descrivere questi colori e le loro mescolanze, e li citerei qui. Ma anche questo non mi aiuterebbe molto, come non mi aiuterebbe disegnare, dipingere, riflettere e scrivere. Nelle superfici rossastre, viola e grigie delle ali di farfalla sta l'intero segreto della creazione, con tutto il suo fascino e la sua condanna, quel segreto dai mille volti che ci guarda e poi svanisce, ed è impossibile per noi trattenerne alcunché. Chiuse virgolette. Adesso prendiamo in considerazione una lettera scritta da Van Gogh al fratello Theo e datata 25 maggio 1889, nella quale è contenuta la descrizione dell'opera in esame. Aperte virgolette, quando ti manderò le quattro tele che sto facendo del giardino, vedrai che l'eventualità che la mia vita trascorra soprattutto in giardino non è poi tanto triste. Ieri vi ho disegnato una grandissima farfalla notturna, molto rara, che si chiama testa di morto, di un colore molto distinto, nero, grigio, bianco, sfumato, e con riflessi carminio che volgono vagamente al verde oliva. È molto grande. Per dipingerla avrei dovuto ucciderla, ed era un peccato, tanto era bella la bestia. Te ne manderò un disegno, con altri disegni di piante. Chiuse virgolette. La farfalla testa di morto è così nota per via dell'inconfondibile e caratteristico motivo che ricorda vagamente le sembianze di un teschio.
Il collegamento con la morte è reso esplicito anche dal nome scientifico della stessa, Acherontia atropos, dalla contrazione del fiume infernale con la Moira atropo, colei che taglia i fili del destino dei mortali. La grande falena notturna dipinta da Van Gogh è con tutta probabilità una Saturnia o Pavonia maggiore, riconoscibile grazie alle macchie simili ad occhi. L'enigma, l'errore, riguarda le caratteristiche delle farfalle. La Pavonia maggiore è caratterizzata dagli occhi, la Sfinge testa di morto dal teschio. In sostanza, Van Gogh avrebbe disegnato rapidamente e sarebbe andato a memoria. Questo perché non intendeva uccidere le farfalle. La protagonista del dipinto, dunque, e questa è la curiosità più interessante del quadro, sarebbe una combinazione di più farfalle esistenti, una Pavonia maggiore sulla quale è innestato il caratteristico motivo a teschio della testa di morto. Anche il successivo quadro con le farfalle vede la luce a Saint-Rémy, nel periodo più buio della vita dell'artista. Durante l'isolamento volontario nell'ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mazol, nel sud della Francia. Io credo che una foglia d'erba non valga affatto meno della quotidiana fatica delle stelle. Citando i versi di Walt Whitman nella celebre poesia Tutto vale, ricostruiamo ancora una volta il legame simbolico della terra col cielo. Gesù, la natura e il Giappone, elementi che consentono di ampliare ed estendere la spiritualità di Van Gogh. Riportiamo quindi il suo pensiero in merito, aperte virgolette, studiando l'arte giapponese, si vede un uomo indiscutibilmente saggio, filosofo e intelligente, che passa il suo tempo a far che? A studiare la distanza fra la Terra e la Luna? No. A studiare la politica di Bismarck? No. A studiare un unico filo d'erba. Ma quest'unico filo d'erba lo conduce a disegnare tutte le piante, e poi le stagioni, e le grandi vie del paesaggio, e infine gli animali, e poi la figura umana. Così passa la sua vita, e la sua vita è troppo breve per arrivare a tutto. Ma insomma, non è quasi una vera religione quella che ci insegnano questi giapponesi, così semplici, e che vivono in mezzo alla natura, come se fossero essi stessi dei fiori? Chiuse virgolette. Lo sviluppo verticale, decorativo, rapido e sintetico del quadro riprende proprio l'arte giapponese. Si tratta di una meravigliosa sinfonia di verde che Van Gogh, come Beethoven, sviluppa partendo da poche note, quelle dei ciuffi d'erba. Scrive ancora Van Gogh mentre è ricoverato nella clinica psichiatrica, aperte virgolette, continuerò a lavorare intensamente. E se verso Natale mi verrà un'altra crisi, staremo a vedere. Se, invece, la supererò, non vedo perché non dovrei mandare al diavolo tutti quanti e tornare per un periodo più o meno lungo al nord. Ritengo imprudente andarmene adesso, sapendo che questo inverno, cioè fra 3 mesi, è probabile che io abbia un nuovo attacco. Da 6 settimane non ho messo piede fuori casa, non sono mai stato una volta in giardino. Ma la settimana prossima cercherò di farlo. Chiuse virgolette. Il prezzo da pagare per fare di Arles la completa utopia del sogno giapponese, giungendo così alla totale unificazione di arte e vita, è salatissimo. Il suo sangue, il suo spirito, la sua linfa vitale, la sua sanità mentale. Dopo l'addio di Gauguin e il taglio dell'orecchio, tutto precipita rapidamente e le crisi diventano sempre più violente e frequenti. Al punto che Van Gogh sceglie spontaneamente di ricoverarsi nell'ospedale psichiatrico. Non è soggetto a misure restrittive particolari, è lui stesso a limitare la propria libertà di movimento. Ansia e attacchi di panico freneranno la sua volontà. Riuscirà a gestirli, in parte, soltanto col tempo. Van Gogh tornerà un paio di volte ad Arles per salutare conoscenti e prendere quadri. Qui realizzerà uno dei suoi lavori più belli e poetici. Rami di mandorlo in fiore. La pura e abbagliante luce del Cristo di Delacroix, i candidi e delicati petali dei fiori, le soavi e incantevoli ali delle farfalle, ogni cosa ha la stessa consistenza. Palesemente ispirato da Luchio e dalle sperimentazioni parigine,
Il capolavoro fu un dono per il piccolo Vincent, il figlio del fratello Theo e Joe Bonger. La scelta del nome fa capire ancora di più quanti due fratelli fossero uniti. Van Gogh, suggestionato dai giapponesi, vive vicino al mondo di natura. È contrario alle perversioni politiche, alle logiche utilitaristiche, alle rivoluzioni industriali che non soltanto danneggiano l'ambiente, ma che isolano e mortificano anche l'animo umano. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, «Millet mi ha dato l'esempio. Abitava in una capanna e viveva fra uomini che non conoscevano la nostra sciocca presunzione e la nostra folle stoltezza». Chiuse virgolette. Il pittore osserva i ciuffi d'erba da distanza ravvicinata. Li mette sotto la lente d'ingrandimento. Cerca l'essenza più intima di tutte le cose, il microcosmo nel macrocosmo che lo avvicina ai giapponesi. Un vero e proprio amore per la natura che il pittore monaco che frequenta il bordello, che non riesce a farsi una famiglia, confesserà apertamente al fratello Teo. Aperte virgolette, sai, quello che spero una volta, che comincio a sperare, è che la famiglia sia per te ciò che per me è la natura, le zolle di terra, l'erba, il grano giallo. Chiuse virgolette. Van Gogh cattura così la bellezza del sud, la luce che illumina le cose, consentendogli di entrare in armonia col creato e che nasce da dentro, nell'animo e sulla tela. Perché, come lui stesso ricorda, amare così tanto la natura non equivale ancora ad essere particolarmente religiosi. È un momento di spiritualità in senso generico, una disposizione d'animo. Vinti gli attacchi di panico, riesce ad uscire nel giardino dell'ospedale St. Paul. Qui contempla e ammira i ciuffi d'erba da vicino, li osserva sotto la sua lente d'ingrandimento e crea un qualcosa di concettualmente nuovo. Non troviamo alberi e fiori in primo piano. I protagonisti principali, nella loro semplicità, sono i ciuffi d'erba, dipinti in modo veloce, con pennellate ampie e frettolose, in direzioni diverse. Troviamo tantissime sfumature di verde, quindi l'impiego del giallo, del viola e delle immancabili pennellate di nero. Il percorso, che si intravede nella parte alta del dipinto, serve a dare profondità. Lo spazio verde rimane aperto sugli altri lati della scena. Un mare d'erba, una distesa infinita che sembra espandersi e coprire tutte le cose. Un inno alla natura e alla sua sconfinata bellezza. Il dipinto è anche un simbolo di rinascita e venne realizzato nella primavera. Il pittore stende un sottile strato di pittura trasparente che serve ad esaltare notevolmente la luminosità generale. Van Gogh, con la sua sensibilità, riesce a fondere impressionismo e romanticismo col realismo estetico di Nuenen e le suggestioni orientali dell'ukiyo-e. Il risultato è una pittura emozionale, caratterizzata da luci, un colore unitario e tantissime declinazioni dello stesso. Il pittore monaco trova la sua dimensione nella natura, lontano dal mondo che è soggetto a sofferenza e abbandono. La solitudine di Van Gogh trova corrispondenza nel Dhammapada buddista. Case e convivenze sono fonti di dolore, e così per lui gli scandali di Nuenen e i contrasti di Arles con Gauguin. Van Gogh sceglie, e forse è il destino a farlo per lui, l'ascetismo, e rinuncia a farsi una famiglia. Scommette su se stesso e sacrifica tutto in nome dell'utopia del sogno artistico. Il quadro manifesto è un messaggio universale, un invito all'ascolto. L'infinito, la vera grandezza, risiede nella contemplazione delle piccole cose. Proseguendo nel collegamento filosofico e letterario, può essere utile in questa sede riportare alcuni brani significativi di Hermann Hesse sulle farfalle. Aperte virgolette. Tutto il mondo visibile è espressione, tutta la natura è immagine, è linguaggio, è variopinto geroglifico. Oggi, nonostante gli enormi progressi delle scienze naturali, non siamo granché preparati né educati all'osservazione vera e propria e con la natura siamo sempre piuttosto in conflitto. In altri tempi, forse in tutti i tempi, in tutte le epoche passate, fino alla conquista della terra per mano della tecnica e dell'industria, gli uomini
hanno dimostrato sensibilità e intelligenza nei confronti dell'incantevole linguaggio dei segni della natura e hanno saputo decifrarlo in modo più semplice e innocente rispetto a noi. Questa sensibilità non era però sentimentalismo. Il rapporto sentimentale dell'uomo con la natura è più recente, anzi, forse, non è che il risultato del nostro senso di colpa nei confronti della natura. Ebbene, le farfalle, che sono ora l'oggetto del mio discorso, rappresentano per molti uomini, al pari dei fiori, la parte preferita del creato, un oggetto di quello stupore particolarmente apprezzato ed eloquente, un'occasione particolarmente lieta per sperimentare, per intuire il grande prodigio, per onorare la vita. Al pari dei fiori, le farfalle sembrano essere state inventate da geni estremamente cortesi, eleganti e arguti, proprio per farne ornamenti, gioielli e pietre preziose, per farne piccole scintillanti opere d'arte, inni di lode, e sembrano essere state concepite con la più tenera volontà creatrice. Bisogna essere davvero ciechi, o forse molto induriti dalla vita, per non provare, alla vista delle farfalle, gioia o un po' di entusiasmo infantile, un velo di stupore goethiano. E a buon motivo. La farfalla, infatti, è davvero qualcosa di speciale. Non è un animale come tutti gli altri, anzi, non è per nulla un animale, bensì, semplicemente, lo stadio ultimo, il più alto, il più gioioso e al tempo stesso più vitale dell'animale. È la forma più festosa, nuziale, al tempo stesso creativa e caduca di quell'animale che prima non era che una crisalide dormiente e prima di essere crisalide era un bruco vorace. La farfalla non vive per cibarsi e invecchiare, vive solo per amare e procreare. Per questo motivo ha un abito incredibilmente sontuoso, ali che sono molto più grandi del corpo, e che nella sagoma e nei colori, nelle scaglie e nella peluria, in un linguaggio estremamente vario e raffinato, esprimono il segreto della sua esistenza, solo per vivere più intensamente, per attirare l'altro sesso con più magia e seduzione, per celebrare la festa della riproduzione in maniera più solare. Questo significato della farfalla e della sua magnificenza è stato riconosciuto da tutti i popoli di tutti i tempi. È una rivelazione semplice e chiara. E in seguito, essendo un'innamorata gioiosa e il risultato di una radiosa metamorfosi, è diventata emblema al tempo stesso della brevità della vita e della sua eterna durata. È diventata già nel passato per gli uomini allegoria e simbolo dell'anima. Chiuse virgolette. Una riflessione filosofica che da Van Gogh ad Hermann Hesse coinvolge direttamente anche Friedrich Nietzsche, che nello Zarathustra scrisse, aperte virgolette, «La vita è difficile a sopportare. Per carità, non pretendete d'essere tanto delicati. Noi tutti insieme siamo asini e asine destinati ad essere caricati. Che cosa abbiamo noi di comune col bottoncino della rosa, il quale trema per il peso di una goccia di rugiada?» È vero, noi amiamo la vita, non già perché siamo assuefatti dalla vita, bensì perché siamo avvezzi ad amare. C'è sempre una qualche parte di demenza nell'amore, ma anche nella demenza c'è una parte di ragione. Ed anche a me, che amo la vita e le farfalle e le bolle di sapone e ciò che loro assomiglia tra gli uomini, sembra di conoscere meglio d'ogni altro la felicità. Veder svolazzare coteste anime leggere, svelte, graziose, ciò seduce Zarathustra al pianto ed ora al canto. Chiuse virgolette. Esattamente come per Hesse, con Van Gogh l'amore per le farfalle si confonde col ricordo d'infanzia, nei giochi in Olanda col fratello Theo, con le sorelle Wilhelmina ed Elisabeth. Per questo motivo, nella parte conclusiva, citeremo un testo particolarmente significativo di Hesse. Aperte virgolette. Nelle molte passeggiate di ore che facevo all'epoca, la meta era sempre uno dei luoghi selvaggi e meno frequentati di quel grande prato. Sono proprio quei momenti di solitudine in mezzo al verde che, nel ricordo,
mi danno l'intenso e doloroso senso di felicità che spesso contraddistingue le peregrinazioni sui sentieri dell'infanzia. Ancora oggi mi capita di avvertire il profumo dell'erba di quella pianura che si leva delicatamente insieme alla strana convinzione che nessun altro tempo e nessun altro prato possa produrre farfalle e un'erba tremolina così meravigliose, piante acquatiche dai colori così intensi, denti di leone così gialli, primule e scabiose così brillanti e deliziose. Non ho mai più ritrovato una piantagione così splendidamente slanciata, un'erba così ardentemente dorata, lucertole e farfalle così simpaticamente sfuggenti, e la mia mente solo a fatica riesce a convincersi che da allora non sono i fiori e le farfalle a essersi trasformati in qualcosa di brutto, bensì solo il mio cuore e i miei occhi. Quando ci penso, mi sembra che tutte le cose preziose che in seguito ho visto con i miei occhi e toccato con le mie mani, e perfino la mia stessa arte, siano di poco conto rispetto alle bellezze di quel prato. C'erano mattine luminose in cui io, disteso nel prato, con le mani incrociate sotto la testa, guardavo oltre il mare d'erba scintillante increspato dal sole, con i suoi isolotti rossi di papavero, blu, di lilla. Sopra di me svolazzavano e mi stuzzicavano diverse specie di farfalle, tra cui la cedronella con il suo giallo intenso, le tenere licenide, la patura e la vanessa del cardo, sfavillanti nel loro prezioso e raro splendore quasi antico, il marrone cupo del podalirio e del macaone, la vanessa atalanta dai colori rossi e neri, e la rara pollo, chiamata così in segno di profondo rispetto. Questa farfalla, che conoscevo dalle descrizioni dei miei compagni, un giorno mi volò vicino, si posò per terra accanto a me e mosse lentamente le sue meravigliose ali d'alabastro, mostrandomi così i raffinati motivi e la sua forma arrotondata, le lucide linee adamantine e i suoi brillanti occhi rossi e blu sopra le ali. Poche cose di quel tempo lontano mi sono rimaste impresse in modo così forte e nitido come l'ansioso piacere ricco di emozioni che mi pervase alla sua vista. Ma al modo imprevedibile e crudele dei bambini mi avvicinai di nascosto alla nobile bestiola e le lanciai addosso il cappello. Lei si guardò intorno, si librò in aria con elegante slancio e, in men che non si dica, era sparita nella scintillante scia dorata del sole. Chiuse virgolette. Possiamo adesso concludere con papaveri e farfalle con cognizione e consapevolezza. In questo quadro lo sfondo è decisamente particolare e già privato di importanza. La tela è addirittura lasciata bianca in diverse aree. Van Gogh si è concentrato esclusivamente sui fiori e sulle farfalle. Soltanto dopo aver completato la composizione principale si è preoccupato di riempire le zone vuote e i contorni con pennellate di azzurro. Il pittore ha scelto di utilizzare anche il nero bandito dagli impressionisti per marcare in maniera netta e decisa il groviglio di steli, la base necessaria e fondamentale sulla quale innestare la sua creazione. L'artista più amato dal pubblico di tutto il mondo arriva dritto all'anima con le sue pennellate emozionanti e con raffinato senso lirico. Si tratta di una musicalità ricercata, pervasa da un significato solido e ineccepibile. La modulazione avviene su almeno tre piani. Il groviglio si presenta ben più spesso e intricato per simboleggiare il bruco, il passato, il legame con la terra. Seguono le foglie, che cercano e vogliono riprendere il senso della crisalide, il cambiamento, la metamorfosi. Sul piano più alto vi sono i petali racchiusi in contorni blu. In questi dettagli è possibile ammirare la varietà di pennellate e le diverse tonalità di verde. La farfalla si trasforma in una forma fluida di infinita bellezza. Un bagliore di fronte alla caducità, un istante luminoso nel quale tutto scorre eternamente nella dimensione onirica dei papaveri. Ciò che accomuna Van Gogh ad Herman Hesse è il sincero apprezzamento per le farfalle
Entrambi sono affascinati da quella bellezza così semplice e pura, senza altro scopo. Attraverso la sua straordinaria sensibilità, Van Gogh conduce gli spettatori nel suo magico mondo interiore, permettendoci di poter osservare la realtà fisica coi suoi occhi, non modulazione alla Cézanne, bensì armonizzazione di un sentimento interiore che nasce dalle viscere, la delicata consistenza delle ali delle farfalle, che ricorda i petali dei fiori, una stretta correlazione di forme e di significati. La pittura di Van Gogh risveglia delicate sinestesie e profonde analogie formali e coloristiche che ci consentono di apprezzare il generale nel particolare, il macrocosmo nel microcosmo, il simbolo dietro l'immagine. Se hai apprezzato il video, iscriviti al canale per supportare questo tipo di contenuti. È anche grazie a te che mi è possibile realizzarli. La cavolaia maggiore è la protagonista del dipinto Papaveri e Farfalle, riconoscibile dai cerchi neri sulle ali.